dei personaggi. Questa è la storia. Questa è la storia. Credo adesso... che il nome più infangato sia proprio colui che l'ha subita, a parte Baldini e Sabatini, perché sono stati fatti i nomi loro, perché io credo che quella lettera sarebbe rimasta a casa di Renga se non gli fosse stato sollecitato di tirarla fuori, perché non ne capiva neanche il significato. Ecco, allora noi possiamo dire che Roberto è stato leggero nel non valutare la gravità di quel documento e di portarlo avanti nei contatti col Calabresi, perché delle due l'una, Maurizio e Pino, se tu sei al cospetto di un tarocco, tu lo cestini, lo bruci e la storia finisce là. Se tu ci vai a lavorare sopra, perché non credo che lui ci abbia lavorato no, io dico che ipoteticamente lui abbia solamente fatto vedere questa cosa, dice mi è arrivata questa cosa che non ha nessun significato. Calabresi dice, Calabresi non dice quello che dice Roberto, Calabresi dice che è stato interpellato da Roberto e però non mi dice io. Faccio televisione da tanti anni e conosco il programma delle Iene. Sì. L'unica cosa che mi lascia molto strano, avendo fatto questo lavoro, è che sia stato portato il materiale subito alla Digos e non mandato in onda. Dal Calabresi, lei presume? Perché loro mandano in onda, subito. Noi stiamo presumendo, noi stiamo presumendo, stiamo facendo non è andato dei in onda, ragioni. Questa non è presunzione di idee, questa è realtà. No, aspetta, non è andato in onda perché... direttamente alla Digos. Ma non è andato in onda perché è stato portato alla Digos e non a Parenti, è per questo motivo che non è andato in onda. Di solito, quando finiscono certi filmati in redazione, e ne finiscono 10 al giorno, vengono subito mandati in onda, e poi la Digos se ne occupa. Quindi lei dice che manda in onda e poi arriva la polizia. Quindi noi stiamo ipotizzando. Mandano in onda e poi arriva la polizia. Allora questa noi stiamo la polizia e non è andata in onda. Allora noi stiamo ipotizzando un Calabresi che ha più interesse di portare. No, chiedo. Poi no, magari io... è stata una riunione di redazione. Siamo nel... lo portano subito alla Digos. Ecco, non lo so. Conoscendo il metodo, il modus agendi di Striscia, delle Iene, via dicendo. Questa roba va in onda, ma per cose molto più gravi, cioè voglio dire, cose gravissime succedono che vanno subito in onda, come fa Piazza Pulita, come fa Santoro, come fanno tutti. Stavolta non è andata in onda, questa è una realtà dei fatti, lascia agli altri giudicare. No, certo, però non possiamo dimenticare, questo lo dico anche al dottor Capua, che l'oggetto di tutto ciò, di questa macchinazione, è Franco Baldini. Baldini... Non ha fatto la domanda su Baldini, ma su Renga. Attento, la specchiata onestà di Roberto Renga la racconta la sua storia di giornalista, punto. Ora però qui c'è una macchinazione che può essere o sofisticatissima, stavo per dire questo, o sofisticatissima, allora lì diventa di un intrigante straordinario, o molto anche alla vaccinara. Perché qui non si tratta di un furto, di qualcosa di drammatico, non so, di atti di violenza o di pedofilia o di furti di Stato. Qua si tratta di buttare fango di massoneria su due persone, quindi non è neanche sofisticata l'idea. Attento. Mi scrivi, che ne so, Sabatini, SMS di Sabatini che parla col procuratore di, che ne so, di un giocatore di De Rossi, ma di chiunque, Mela, di Osvaldo, che dice allora te lo pago 5 lire, me ne dai 4. Benissimo. E allora già è più bravo. Grave. Ecco, questo non è più grave, questo è molto, ma questo è molto grave, perché se io dico allora Pino Capua è massone, e la gente dice vabbè, allora io pure sono massone, c'ho una tessera, non è un'offesa, ma se io dico il dottor Pino Capua, ha nell'esercizio della sua delicatissima e importantissima funzione di antidoping si comporta in un certo modo, è tutta un'altra storia. Hai capito? Cioè, voglio dire, io domani mattina mando un SMS di un discorso fra Pino Capua e Catalani e Pino Capua gli dice sai che ho trovato close positivo al doping, ho cancellato la cosa perché so da è tutta un'altra storia. Oppure no? Dice Calpino Maurizio, sai che io mi sono iscritto alla massoneria, pure io. La gravità mi sembra completamente diversa. Appunto, allora secondo me è un tarocco. Adesso magari potrebbe non aver capito il senso del discorso. Per carità, stiamo facendo un'ipotesi. Mi sembra un esempio
assurda e iperbolica. Che io anche volendo, nella mia posizione, intanto non sono io a scoprire le positività, ma il laboratorio. No, vabbè, Pino, ho fatto un esempio. Ma non ne parliamo neanche. Era talmente stupido l'esempio per cui si può comprendere. No, ma non sto contraddicendo quello che dici tu. Sto chiarendo all'ascoltatore che accende la radio in questo momento e che pensa che dici sì. La madre di scimmie è sempre incinta, sono d'accordo. Appunto. Quindi chiariamo. Mi è venuto questo esempio, ma per capirci. No, ma io sono pronto un tarocco talmente squallido che non è da ring. Cioè, ragazzi, Ringa è uno che ha preso 10 miliardi di richieste di danni dalla Juventus. Sono è d'accordo. Uno che ha scoperchiato Calciopoli. Sono d'accordo. Il problema è che più di una volta, però, si è voluto far capire che insomma l'operato di Baldini e di Sabatini sulla compravendita dei giocatori non fosse... Ma quello mi sembra molto al limite. Al limite no, al limite tesoro mio no, perché è una cosa importante, è una cosa grave. Per quello che mi ha riferito Roberto, lì c'era scritto un fatto soprattutto di massoneria, che fa pure ridere. Sì, ma fa ridere, perché oggi dici massona uno e gli fai quasi un complimento. Insomma. Tutti i giornali mi scrivono truffa. Dov'è la truffa, per capirci? Dove sarebbe la truffa? No, la truffa sarebbe nel tarocco dei documenti. Ah, nel tarocco? Nel tarocco. Allora, scrivetemi tarocco, perché truffa è un termine un po' la diverso. La truffa sarebbe nel tarocco dei documenti. Perché truffa significa che io vendo a Pino un orologio della Patefilia a 10.000 euro, lui va dall'orologiaio e dice... È falso. La truffa sarebbe nel tarocco. Vabbè, comunque, siccome avremo modo, ai noi purtroppo, di doverne riparlare... lo faremo. Ma posso dirle una cosa? Come no? Io quando si tratta di mondezza del genere che investe un mio amico ne parlo una volta perché lei me lo sollecita, ma mi dà fastidio pure di parlarne. Sì, vabbè, perché ma lo trovo talmente impossibile questa cosa. Sì, d'accordo, per cui... comunque è cronaca, siccome noi non abbiamo nessun problema in merito, così come sempre, ne parliamo con grande serenità esprimendo quello che pensiamo. Dottor Pino Capo, evviva, a lei un abbraccio forte. Grazie a voi, un saluto affettuoso a Maurizio e auguri per questa sera. No. Auguri anche a lei per una veleno in coda. Possa segnare da qui alla fine del campionato un gol a partita. Sì, veleno in coda. Perché? A voi. Giuseppe oggi, fatemi gli auguri. È vero! È vero! Molti auguri, Pino. Auguri per tutti e tre. Molti auguri. Siamo tutti San Giuseppe. Siamo tutti San Giuseppe. Va bene. Maurizio Catalani, a domani. Arrivederci. Tomorrow.